Ciao ragazzi, buon lunedì, buona giornata. Oggi video diverso che realmente non avevo intenzione di fare. Poi ho visto che alle 14:30 c'è la conferenza stampa di presentazione di Milik e ho detto che ci stava un riempitivo breve e abbastanza leggero nel contenuto perché non sono cose riguardanti il calcio, ma abbastanza pesante in realtà per quanto riguarda quello di cui andremo a parlare. Quindi un contenuto che solitamente non avrei mai fatto, ma essendo legato al mondo Juve, purtroppo ci sta a parlare anche di queste cose qui e si vanno a sommare alle cose che mai avrei pensato di dire su un canale YouTube nel quale parlavo di calcio, perché ci sono stati i festini durante il Covid di Dybala, McKennie e Arthur. Sempre di McKennie mi viene in mente la bravata, se vogliamo chiamarla così, in nazionale con la sorella di Pulisic. Insomma, ci sono state diverse cose che mai mi sarei pensato di dovermi ritrovare a parlare, come l'esame d'italiano per tesserare un calciatore, cioè tutte cose che un po' particolari, però sono accadute, si sono intrecciate con il nostro percorso e oggi parliamo invece di Pogba e di Nedved, due calciatori che hanno fatto la storia della Juventus e che tuttora sono tesserati Juve. Poi, quando tornano alla Juve, vedi il caso di Pogba, succedono poi le cose anche più strane, perché non so nemmeno come dirla. Pogba, a quanto pare, è stato sequestrato. C'è stato un sequestro di persona. Il fratello lo avrebbe portato all'interno di una casa. All'interno di questa casa si trovavano delle persone armate che avrebbero chiesto un riscatto a Pogba, amici d'infanzia di Pogba. Amici, amici, poi ti rubano la bici oppure ti chiudono dentro una casa e ti puntano una pistola alla testa. E gli avrebbero chiesto dei soldi perché Pogba non avrebbe mai aiutato in passato queste persone e quindi a quanto pare all'interno della combriccola, dell'allegra combriccola, ci sarebbe pure il fratello di Pogba e starebbe cercando di creare una vera e propria estorsione ai danni di Paul. Adesso non so se è esattamente questa la storia, ragioniamo su grandi linee e infatti l'altra sera, subito dopo la partita, anzi addirittura prima della partita con la Roma, erano iniziati a circolare su TikTok, su Instagram, su Twitter dei video del fratello di Pogba in più lingue, in cui leggeva un foglio, appunto in più lingue, tra cui anche quelli in italiano, e non ci avevo capito niente di quello che stava dicendo. Ve la faccio breve. Il fratello di Pogba andava ad annunciare alcune informazioni che avrebbero potuto rovinare Pogba e che potevano intrecciarsi con Raffaella Pimenta, quindi l'avvocato che cura gli interessi di Pogba dopo la scomparsa di Mino Raiola, e Kylian Mbappé. Insomma, fratello di Pogba ha creato un po' di hype all'interno del mondo calcistico per poi lanciare la bomba, e cioè Pogba avrebbe assunto uno stregone per fare una macumba a Kylian Mbappé, e quindi il fratello di Pogba sta avvertendo Mbappé di prendere distanza da Pogba per far sì che questa macumba possa essere annullata. Facciamo un passo indietro perché, per quanto mi riguarda, parlare di stregoni di macumbe nel 2022, ragazzi, ognuno poi ha diritto a credere a quello che vuole, però sarà che è una formazione decisamente scientifica e queste cose faccio un po' fatica a prenderle in seria considerazione, ribadisco, nel 2022 poi non c'è problema, ognuno può credere a quello che vuole, assolutamente. Quale sarà l'obiettivo del fratello di Pogba? Dato che c'è il mondiale, tra poco, non lo so, e dato che Mbappé penso che abbia assunto decisamente un livello anche manageriale, lo abbiamo visto nella trattativa che l'ha portato a rimanere al PSG, magari voler escludere Pogba dalla spedizione mondiale, che attenzione, Pogba è infortunato, non è nemmeno detto che andrà al mondiale, però veramente ragazzi questa storia mi sembra assurda, assurda. Due parole ci stava a farle proprio perché sono legato al mondo Juve, però veramente non sono in grado di comprendere la logica di quello che sta accadendo. Mi auguro che Pogba possa risolverla nel migliore dei modi, è abbastanza alla svelta perché stiamo parlando di follia, semplicemente di follia. Ben più delicata invece è la situazione che riguarda Pavel Nedved, perché ieri sono iniziati a circolare due video su Twitter. Nel primo, a quanto pare, Pavel stava barcollando mentre camminava per una via davanti a un bar con dei ragazzi che filmavano l'accaduto e continuavano a commentare dicendo: "Ma è stato licenziato?" E una ragazza diceva: "Ma poverino, è come noi, qua a bere e quindi non ci sta a giudicarlo." E poi, dopo questo video, ne è venuto fuori un altro,
in cui balla all'interno di un locale insieme a delle ragazze poco vestite e c'è una sorta di strusciamento e di toccate di qua e di là all'interno di questo locale. Condizioni probabilmente alterate, immagino, dall'alcol. Si dice dopo la trasferta di Genova, e quindi queste persone, queste ragazze, a quanto pare erano presenti pure a Marassi, invitate da Pavel Nedved. Ora, anche qua, passo indietro, ragazzi. Nella sfera personale delle persone, credo che sia anche sbagliato andarsi a intrecciare con la sfera professionale. Perché prima avevo citato il festino di Bala, McKennie e Arthur? Per due motivi. In quella situazione ero esploso, e ricorderete i video, mi ha dato un fastidio incredibile. Perché? È perché parlavamo di calciatori che devono scendere in campo, che non possono permettersi, per quanto mi riguarda, se sarà Juventus, dei calciatori una vita di quel tipo. E aggiungo, eravamo in zona rossa, erano state violate le norme della zona rossa, era stata violata la quarantena, e quindi lì potevano esserci anche ripercussioni a livello di salute, perché se durante il festino ti becchi il Covid, porti il Covid all'interno del gruppo squadra. Ricorderete l'anno con Pirlo, non fu per niente simpatico, c'erano tantissime assenze per Covid, mi viene in mente quella di Cuadrado all'ultimo minuto, non mi ricordo se col Milan o con l'Inter, che poi c'è questa, forse con l'Inter, poi deve giocare fra botta, non me la ricordo, però mi ricordo, no, forse con Milan, e poi gioca Chiesa a destra e fa doppietta, una roba del genere. Però ricorderete che ci furono tantissime assenze causa Covid e si cercava di far la bolla, no, in quelle occasioni, se poi andiamo a fare il festino. Ora che la situazione è diversa, sono passati degli anni, ci sono state delle cose in mezzo, e soprattutto stiamo parlando del vicepresidente, io credo che Nedved dovrà rispondere a casa sua. Non so nemmeno se è ancora sposato, se è sposato dovrà rispondere a sua moglie, se è singolo ancora peggio, che possa fare quello che gli pare. È ovvio che mi dà fastidio pensare che dopo la brutta partita con la Samp, io mi immaginavo un Nedved arrabbiato che parlava con Agnelli, con Arriva Bene, con Cherubini, ma cosa facciamo, come mettiamo a posto la situazione, parliamo con Allegri, andiamo sul mercato. Invece me lo ritrovo in un bar a bere, a divertirsi. E questa è l'unica cosa che mi può dare un po' fastidio. Però la critica maggiore che ho letto in questo momento è: se hai una carica di un certo livello non puoi permetterti di farti riprendere in quelle condizioni. Certo, ma io uso anche un attimino di logica, provo ad andare un po' più in là del seminato che si vede nel video. Sono all'interno di un locale che mi sembra essere vuoto, immagino che Nedved l'abbia prenotato, l'abbia fermato e abbia lasciato soltanto la sala per lui e per i suoi invitati, e che quindi possa essere stato tradito da Bruto, come fu con Nerone, eh? Tu cuoche Brute fili mi, non ho mai fatto latino, spero di averlo detto bene, e quindi tradito da una mano amica, da un cellulare amico. Video che è stato diffuso a macchia d'olio, lo troverete su Twitter. Anche qua, ragazzi, mi sembra che si voglia fare a tutti i costi un processo nei confronti di Pavel Nedved. Ribadisco, questa è una cosa che Pavel dovrà discutere con la sua famiglia, con i suoi figli, con la sua compagna, qualora sia ancora sposato, perché magari non lo è nemmeno più, e non con i tifosi. Non con i tifosi, che non devono fargli la morale, non devono insegnargli a vivere. Tifosi che, ragazzi, io mi metto in prima fila in quello che ha fatto serata. Prima fila in quello che camminava come Pavel. Prima fila a ballare all'interno dei locali. Quindi veramente non sarebbe incoerente da parte mia in una maniera allucinante, e non mi va nemmeno di dire sì, però è il vicepresidente della Juventus, e quindi non può passare una serata come passa una serata qualsiasi cristiano. È ovvio che fossero stati dei reati, fossimo stati in zona rossa, fossimo stati in prossimità, va bene, per dire, stavo dicendo prossimità alla chiusura del calciomercato, che è vero, ma ci fosse stata una riunione programmata per quella sera o una riunione di emergenza messa in quel contesto subito dopo la partita, magari verrà fuori che c'è stata una riunione emergenza e Pavel non c'è andato perché doveva andare a divertirsi, ecco lì mi girerebbe alle balle. Però se lui ha fatto quello che doveva fare a Genova, presenziato, e poi era libero, poteva passare la serata come gli pareva, non capisco perché. Poi è ovvio, sei un calciatore della Juventus e quindi dovresti. Però ricordo di aver parlato anche di Nainggolan in passato, e Nainggolan è un calciatore, quindi è sicuramente diverso, ma credo che le persone abbiano solamente voglia di puntare il dito contro gli altri e dire ecco hai sbagliato, quando noi in primis siamo fatti nella stessa maniera, perché alla fine siamo tutte persone. Non sono persone, chiudo con un episodio extra Juve, ma
più in campo rispetto a quello di cui abbiamo parlato in questo momento, e cioè quello che ho visto ieri sera a Firenze tra un tifoso della Fiorentina e Spalletti, è veramente terrificante, perché è un mio vecchio cavallo di battaglia, la maleducazione e l'ignoranza all'interno dei campi da calcio, all'interno degli stadi, e dico maleducazione e ignoranza non sono due parole a caso, sono parole chiavi che ha citato Spalletti. Spalletti che è stato offeso da questo tifoso. Spalletti l'ha spiegato in conferenza stampa, ha detto: io non c'ho mica niente contro Firenze, però se per 90 minuti dietro di me questo qui insieme ad altri due o tre deficienti continuano a dirmi la tua mamma, la tua mamma, la tua mamma, poveretta, la mia mamma c'ha 90 anni a casa e sicuramente non è una maiala, quella maiala di tua mamma. E quindi Spalletti è andato là a dirgli: oh, non si fa così. E questo gli ha tirato uno schiaffo, ha provato a tirargli uno schiaffo, perché Spalletti si è spostato mentre dietro altri tifosi lanciavano delle bottigliette a Spalletti. Lo so che tanti mi commenteranno: eh sì, ma lo stadio è così, o magari nello specifico: eh sì, ma Firenze è così. E allora sti cazzi? Scusatemi il francese. Se è sempre stato così, vuol dire che va bene così? Le donne non votavano fino a non so quanti anni fa, non potevano avere una carriera a livello manageriale, quindi andava bene così? Le persone di colore sedevano dietro negli autobus, quindi andava bene così? Non si poteva volare sugli aerei una volta? Non c'erano. Perché ci siamo messi a inventarli? Non c'erano gli smartphone, non c'era internet, perché ci siamo messi a crearli? Perché bisogna evolversi, bisogna migliorarsi, e soprattutto all'interno degli stadi, perché a me è capitato di litigare con un poliziotto all'interno di uno stadio, quando avevo palesemente ragione per una cosa, e lui mi ha proprio risposto: eh sì, ma dentro lo stadio è un'altra cosa, è così? E io ho risposto: ah, dentro lo stadio ci sono delle leggi da seguire diverse rispetto a quello dello Stato? Poliziotto, ha detto: eh no, ma lo stadio è così. Bisogna veramente distaccarsi da questa antica mentalità, perché stiamo parlando di un'antica mentalità in cui all'interno dello stadio c'è libertà di fare tutto perché sei allo stadio. No, sei allo stadio, ma lo stadio è comunque dentro l'Italia, dove ci sono delle regole, delle leggi da seguire che sono esattamente uguali a fuori dallo stadio. Ed essere maleducati, violenti ed ignoranti, perché anche i cori che ci sono stati l'altra sera nei confronti di Vlahovic sono vergognosi, eppure va bene così, non si dà la DASPO a quelli che fanno i cori sul Vesuvio, non si dà la DASPO a quelli che fanno i cori razzisti, non si dà la DASPO a quelli che provano a picchiare gli allenatori, no, va tutto bene, noi metti la testa sotto la sabbia, a noi ci va bene così, perché? Perché preferiamo che ci vada bene così. Perché allo stadio è sempre stato così. E allora non sono d'accordo con questa cosa. Mi dispiace. Ci vediamo oggi con la conferenza stampa di presentazione di Milik.